Già da piccino con mia mamma, tutte le volte si andava a Tirrenia e metteva gli AC/DC e Eminem. Sono cresciuto con quello, sempre di più, sempre di più. Finita la... Poi vabbè, sono suonato 4 anni e mezzo a chitarra elettrica nella banda della scuola, ma lì mi vergognavo perché tipo una mezza tuba c'avevo, bruttissimo. Poi diventato più grande. Ho iniziato a lavorare e veniva uno che poi ho conosciuto che è diventato mio amico Paolo. Metteva dischi durante l'aperitivo, io facevo il cameriere, passavo, passavo, mi dicevo, oh, sto disco lo conosco, sto disco lo conosco, ma oh, bello, bello, bello. Infognato. Sì. Ok, quindi questa è stata, diciamo, la tua prima esperienza che ti ha fatto, diciamo, un po' amare, Sì, no, anche questo perché mondo. sono io tipo a bere, andando in discoteca, ho iniziato Prestissimo. tardi. Ah, No, tardi, ok. Non ti non mi interessava? interessava. Ok. Dopo, sì, va bene, le prime tipo commerciali, i compleanni, poi dopo che musica elettronica mi riesce a mettere il piede, ma Ok. non per No, no, discriminazione, ma certo. non mi riesce più commerciali o mi riesce più entrarci. Ok, perfetto. Qual è stato, diciamo, il processo che ti ha portato a imparare, no? Hai iniziato a comprarci DJ, hai provato Ma intanto da qualche amico. durante il Covid si doveva stare a casa per forza. Ho detto, sai che c'è? Mi disegno con un foglio un mixer finto, mi mettevo lì davanti alla finestra, mettevo un set a casissimo di YouTube che riguardava sempre musica elettronica e facevo finta di suonare e io e facevo la diretta su Instagram. Questa cosa la sapevo, bellissima. E ho detto, Dio buono, ma se posso fare il deficiente così, ho detto, fammi provare. Ho comprato la console, quella da attaccare al computer, quella compatta. Poi sempre più avanti, fino ad arrivare a così. Ora Bellissimo. poi sto anche facendo via la Tenaz Academy, cioè mi ci sono buttato proprio Ok, di quindi si può capofitto. parlare anche. Era da un po' che volevo fare, mi ero visto, poi avevo perso l'idea. È ritornata quest'anno, ho detto, sai che c'è, Dio buono, c'ho Mettiamoci questa sotto. passione, ci devo investire, se Ok. no che senso c'ha Che senso se... c'è? Come nasce quella ricerca di quello che ti piace, di quello che poi vai a suonare, ecco? Ah, io ora come ora c'ho il pallino della musica, delle rumenate, io ci vado di fuori. Cioè, quando mettono il primo disco, chiudo l'occhio e inizio a dare di fuori. Ma perché sono belle, poi cioè, che la gente gli possa ingarbà mentre suoni o no, giustamente vedi anche la pista come si muove, dici cerco di cambiare, ma ora come ora ci posso morire. Prossimo anno, Qualcos'altro. no, prossimo anno subito vacanza in Ah, Romania, ok. minimal, Minimal. sì, house, però rominimal, via. Ti ricordi la tua prima esperienza con il pubblico? Qual è stata? Prima festa se, a casa mia. Sarà in 10, in 5, Ok. proprio a cavoleggiare. Sempre più avanti, sempre più avanti. Compleanno ancora, compleanno. Grazie al gruppo di Human che si è formato, siamo riusciti a iniziare a girare, a suonare di qui, di là, di qui, di là. Prima esperienza in un club, tipo quello lì, discoteca al Dadamaino. Bello, mi hanno fatto prima apertura Ansia. seria in vita. Sì, Ok. prima all'inizio. C'avevo un mal di pancia, tipo si suona sabato, Dio buono, fino a che un mettevo la pennina un mandava via il mal di pancia. Ora mi è già passata, però è sempre Ok. lì che ho le mani e tremano. C'è sempre, ok. Quindi fai parte di qualche gruppo, se vuoi Di parlare. Human. Ok, come ti trovi? Bene, siamo la hit. Me Ok. la fan piglia bene perché siamo tutti ragazzi, ci si guarda con lo sguardo, si ride, si capisce. Quando Bello. c'è qualcuno e mette un disco bello, Dio, beh, se è primo, bello, io, bello, Se ci sono altre passioni oltre a questo che avresti voluto, diciamo, scoprire o comunque approfondire oltre alla musica, Oltre alla ecco. musica, ho fatto 9 anni di soft air, guerra Figo. simulata, Tanta roba. Ok. bellissimo. Oh, quest'anno, diciamo, ho smesso per via che è entrata la musica quasi in modo serio. Poi un po' mi dispiace perché ero cario di fa 10 anni proprio tondi, però Esatto. una mi ha detto Non si sa che, mai. infatti. Un aneddoto o una festa particolare che ti è rimasta nel cuore, non magari perché hai suonato o magari anche sì, però che ti ricordi. La prima volta che ho sentito Cole, ciao, mi veniva a brividi. Bravo, dico, tutte le volte lo vedo, sembro una FIA che lo guarda all'occhio a cuore.
Io ora ti ringrazio, starei qui altre 5 ore, ma spero ti sia trovato bene. Da 10. Quando vuoi, lo sai, sì. Siamo sempre qua. Grazie mille. E vai.